Buon pomeriggio, bentrovati all'edizione delle 14 del TG6. In apertura la cronaca, andiamo a Loreto a Prutino dove questa notte attorno alle 2 è stata sfiorata la tragedia perché è crollata una porzione di un edificio in pieno centro storico. Fortunatamente lo stabile era vuoto al momento del crollo e non ci sono stati feriti, ma una casa adiacente alla palazzina abitata da 5 persone è stata evacuata in via precauzionale. Secondo le prime verifiche, il crollo sarebbe da imputare alla vetustà dell'edificio, oltre che ad alcune infiltrazioni di acqua piovana. La strada, luogo del crollo, è stata transennata a seguito dell'intervento dei vigili del fuoco di Pescara e dei carabinieri che hanno messo in sicurezza l'area. Andiamo ad ascoltare il sindaco di Loreto a Prutino, Gabriele Starinieri, intervistato da Vestina News. Purtroppo è notata l'ennesima disgrazia, c'è stato un crollo di una casa disabitata coinvolto anche case vicine, abbiamo 5 evacuati. Ecco, per noi non è una grossa novità. Dal 2014 come giunta abbiamo incaricato i nostri uffici tecnici per fare una rilevazione dell'abitazione del centro storico. Conosciamo 51 criticità che vanno da criticità strutturali fino a semplici disagi igienico-sanitari. La struttura interessata rientrava tra le criticità medie e l'ultimo monitoraggio è stato fatto lunedì. Purtroppo, prima di poter prendere qualsiasi decisione, diciamo, si è verificato quello che non si sperava. Fortunatamente non ci sono vittime, abbiamo 5 evacuati che abbiamo sistemato al momento e poi proveremo dopo i rilievi che faranno sia l'ufficio tecnico sia i pompieri, il genio civile, per una situazione definitiva. Ecco. Un allarme è che purtroppo spesso si pensa che il centro storico di Loreto ha bisogno di un piano colore, ma invece abbiamo bisogno di un piano di interventi che si permetta sia dal punto di vista delle risorse sia dal punto di vista giuridico, anche perché spesso l'intervento ricade su strutture private, quindi bisogna coinvolgere, non posso dire obbligare, coinvolgere i cittadini proprietari ad intervenire sulle strutture. Ancora cronaca, operazione anticontraffazione della Guardia di Finanza di Roseto che a tutela del Made in Italy ha sequestrato 225.000 prodotti tra cui lampadine, materiale elettrico, giocattoli, articoli per la festa con marchio CE, quello comunitario contraffatto. I militari hanno individuato un punto vendita di una impresa gestita da cittadini di nazionalità cinese che deteneva il materiale tutto di fabbricazione cinese, riportante appunto il marchio comunitario contraffatto. Le forze dell'ordine hanno denunciato il legale rappresentante del punto vendita per commercio di prodotti con segni falsi, frode nell'esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Adesso siamo al lavoro, prosegue la trattativa tra Regione e Vertici Thales per scongiurare la chiusura dello stabilimento di Chieti Scalo e il trasferimento di oltre 90 lavoratori. Tra le novità ci sarebbe l'interessamento di 2 imprenditori pronti a rilevare sede e lavoratori, ma la società ha già inviato 60 lettere di trasferimento ai propri dipendenti. Il servizio di Francesca Romana Testi. 60 lettere inviate dai vertici Thales ad altrettanti lavoratori per informarli del trasferimento nelle 2 sedi di Gorgonzola e Sesto Fiorentino e che arrivano nel bel mezzo delle trattative in corso con la regione Abruzzo. Una forzatura che contrasta con il manifesto interessamento di 2 imprenditori che potrebbero salvare le sorti della sede di Chieti e dei lavoratori presenti. Il motivo per il quale i lavoratori sono tuttora giustamente ancora immobilitati e perché in un modo, devo dire, un po' sconcertante, mentre è in corso questa trattativa arriva una lettera che chiede lo spostamento di 60 lavoratori da Chieti a Firenze. Voi dovete capire che questi signori che noi abbiamo trovato, che il territorio ha trovato, sono interessati a venire qui fondamentalmente perché sono questi lavoratori, per la professionalità, le competenze. Se mentre è in corso una trattativa tu compi un atto che tende a portarli via, evidentemente rendi la trattativa non possibile. Siamo di fronte, non lo voglio chiamare boicottaggio, ma certamente a un comportamento sconcertante. I sindacati, dopo 44 giorni di presidio ininterrotto, considerano l'iniziativa della società come un atto di forza verso un dialogo che dovrebbe invece mettere tutti intorno a un tavolo cercando di appianare divergenze e difficoltà.
Io rispondo all'azienda dicendo che questa operazione di trasferimento rafforza la nostra convinzione, perché a questo punto tutti sono consapevoli del fatto che hanno di fronte un'azienda poco seria e che gioca, io direi, usando un eufemismo, gioca sporco. Quindi noi continuiamo con lo sciopero e vogliamo assolutamente che l'azienda torni al tavolo e torni per discutere seriamente. È chiaro che c'è adesso un'interlocuzione con degli imprenditori che vorrebbero acquistare l'azienda, per noi questo è sicuramente un ragionamento che consideriamo una buona opportunità. Adesso torniamo a parlare di banche, perché gli obbligazionisti delle quattro banche salvate per la nostra regione più da vicino ci interessano, Banca Etruria e Carichieti, avranno 4 mesi di tempo dalla conversione definitiva del nuovo decreto banche per presentare al fondo di solidarietà la domanda per accedere all'indennizzo automatico forfettario per un massimo dell'80% dell'investimento. Lo prevede il testo definitivo del provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore da oggi al più tardi a inizio luglio. Se le Camere impiegheranno tutti i 60 giorni per convertire il decreto, si potranno avanzare le richieste di ristoro automatico e il Fondo di solidarietà dovrà verificare la documentazione e procedere alla liquidazione dell'indennizzo entro il termine di 60 giorni dalla richiesta. Parliamo del Masterplan adesso. Questa mattina il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, ha presentato gli interventi che riguardano il territorio pescarese. Il servizio di Elisa Leuzzo. Ci sono risorse per le aree di risulta, finalmente, in maniera tale che si abbassi l'attesa dalla finanza del privato, quella che impegnò anche la mia amministrazione. 12 milioni di euro per le aree di risulta a Pescara, 15 milioni di euro per riportare a piena efficienza il porto di Pescara, come hanno chiesto pescatori e operatori del mare e anche il comune di Pescara. Ci sono circa 20 milioni di euro per portare la ferrovia all'aeroporto di Pescara. Ci sono 10 milioni di euro per sistemare il tracciato ferroviario ulteriormente da Pescara a Chieti. Ci sono risorse finanziarie per aumentare le piste ciclabili, ciclovie e cicloturismo a favore della città di Pescara. Ci sono risorse per completare la chiesa di Sant'Anna qui su Viale Bovio e per sistemare funzionalmente anche la cattedrale di San Cetteo, come mi ha chiesto il Vescovo. Ci sono risorse per completare la città della musica e il museo del mare. E poi risorse orizzontali su tutto l'Abruzzo, quindi anche per Pescara, per efficientare il sistema idrico della conduzione idrica al riparo e rassicurare la città di Pescara. Sottoporremo al comune di Pescara, alla sua giunta comunale, al consiglio comunale, ai portatori di interessi, agli oppositori, mi piace meglio chiamarli alla minoranza, un'idea che noi chiamiamo Aurum Children per i 10 anni di Aurum. Sindaco, interventi importanti su Pescara, dallo sviluppo economico alle infrastrutture, si spera ora in tempi stretti. Certo, i tempi sono importanti, però sono anche importanti i bersagli che si vanno a individuare, bersagli individuali sulla città di Pescara e bersagli più ampi che attraversano orizzontalmente il territorio, penso alla questione ambientale, alla pulizia dei fiumi. Presidente, una presentazione importante quella di oggi, dallo sviluppo economico alle infrastrutture, però su tutto il territorio mancano i soldi per le manutenzioni, perché? Perché la legge ha disarticolato l'attività manutentiva. Gli ultimi anni di vita delle province sono stati anni di vita, con un po' di sciatteria finanziaria nel rapporto centro-Roma-territori di periferia. Noi come Regione Abruzzo stiamo sostenendo una battaglia alla cabina di regia a Palazzo Chigi, dove si assegnano le risorse FSC nazionali, per fare in modo che una porzione importante di quelle risorse FSC nazionali vadano a favore della manutenzione delle strade provinciali e dei dissesti. Noi abbiamo fatto gli esami e li abbiamo superati. In 22 mesi abbiamo assegnato oltre 200 milioni di euro per i dissesti e le frane. Ce ne vogliono altri 200 milioni. Sto conducendo una battaglia con Roma. Se avessero cominciato negli anni passati, oggi avremmo il velluto lungo le strade. Restiamo a parlare del Masterplan, perché critiche arrivano da Forza Italia, che si scaglia proprio contro il governatore con l'accusa di aver ridotto importanti capitoli di spesa all'interno del provvedimento per introdurre voci non prioritarie. Vediamo.
Un masterplan riveduto e corretto più e più volte, che ogni volta ha sottratto risorse a capitoli fondamentali per la regione Abruzzo. L'attacco arriva dai consiglieri regionali di centrodestra che, carte alla mano, hanno prodotto le diverse pianificazioni della giunta regionale, destinando fondi per interventi strategici quali dissesto idrogeologico, potenziamento del sistema di depurazione, collettamenti fognari, con una cifra che prevede per l'anno 2016-2017 l'impiego di 28 milioni di euro, ma secondo i consiglieri il rischio è quello di trovarsi in tutt'altra situazione. Già tra la delibera del 31 dicembre e l'ultima del 19 aprile, il fondo per il dissesto idrogeologico, che è la più grande tragedia che incombe sulla nostra regione, cambia dai 63 milioni di previsione a 40 e dai 9 milioni puntuali di stanziamento per il biennio 2016-2017 a 2. La regione Abruzzo preferisce finanziare opere spot irrealizzabili solo per mantenere insieme la propria maggioranza sgangherata. Seconda correzione, mancano i finanziamenti, come abbiamo denunciato anche in Consiglio Comunale a Pescara, per mettere in depurazione le 400 fosse IMOF che scaricano senza depurazione nel mare. Mettere in discussione opere infrastrutturali fondamentali per la regione è fuori discussione, spiega Lorenzo Sospiri, che annuncia già battaglia in Consiglio alla luce dell'introduzione di capitoli di spesa che non hanno alcuna priorità rispetto ai temi caldi che coinvolgono territorio e cittadinanza. E una priorità la balneabilità del mare? Evidentemente, è inutile fare interventi sul turismo se poi la gente sa che il mare è inquinato. Allora, invece che finanziare sciocchezze, finanziamo la messa in depurazione di tutte le fosse IMOF, finanziamo il dissesto idrogeologico e corrigiamo per bene il master plan, non solo per problemi politici di tenuta della maggioranza. Abruzzo, maglia nera d'Italia per il numero di piccole e micro imprese, questi dati del 2015 nelle quattro province diffusi dalla Confartigianato, che ha mosso critiche alla regione Abruzzo relativamente al master plan e all'attenzione rivolta alle micro imprese. Un 2015 da dimenticare per le piccole e micro imprese abruzzesi, che relegano la regione come ultima nella classifica nazionale. La peggiore di tutti è stata la provincia di Chieti, che ha visto sparire 254 attività commerciali, seconda Teramo con un meno 247, seguita da Pescara con un meno 208 e infine L'Aquila con meno 191. Una situazione molto critica che Confartigianato denuncia alle istituzioni regionali latitanti sul caso. L'appello che facciamo al governatore regionale appunto è quello di avere più sensibilità verso le imprese artigiane, piccole e microimprese, perché ovviamente queste sono il motore della regione Abruzzo. Le piccole e microimprese accedono al credito oggi solo e soltanto grazie all'ottimo lavoro che svolgono i Confidi. È inaccessibile che le piccole e microimprese, per accedere per avviare un lavoro, debbano produrre tantissima burocrazia, tante carte che a volte sono anche inutili. Ovviamente le più colpite sono le piccole imprese artigiane edili e tutte quelle che lavorano intorno al comparto edile. Se la difficoltà è quella dell'accesso al credito e del grande impegno profuso dai Confidi per sostenere il comparto, a peggiorare la situazione è la notizia che nel master plan pianificato dal governo regionale non risulti nessun capitolo dedicato al finanziamento, e su questo punto si concentra la denuncia di Confartigianato, che nell'ultimo anno ha finanziato ben 390 microimprese grazie ai fondi finanziati dall'ex governo Chiodi. E torniamo a parlare di inquinamento. Una task force che coinvolga la Polizia Municipale dei comuni che si affacciano sulle aste fluviali della regione, gli uffici tecnici degli stessi comuni, così da fornire una mappatura certa del numero e della localizzazione delle fosse IMOF, che rappresentano una delle maggiori cause di inquinamento, e la proposta che è stata lanciata dal Presidente della Giunta regionale D'Alfonso durante un incontro, lo vedete, con il segretario regionale della CNA Balneatori Cristiano. Nei prossimi giorni si procederà con la convocazione dei comuni dell'asta fluviale delle Pescare, e saranno coinvolti anche gli ordini e i collegi professionali per la lotta all'inquinamento. La regione ha appaltato recentemente interventi per 46 milioni di euro sugli impianti di depurazione, mentre nel master plan è previsto un ulteriore stanziamento di 200 milioni di euro. Andiamo all'Aquila, nuovo rinvio della conferenza dei servizi per il progetto di ammodernamento del collegamento veloce fra L'Aquila e Pescara, il servizio di Giorgio Alessandri.
Un mese di rinvio e nuova conferenza dei servizi da convocare in data da stabilire dopo le elezioni amministrative del 5 giugno. L'annunciata pausa di riflessione sulla realizzazione della variante sud, ovvero il maxi progetto di superstrada da 48 milioni di euro, che dovrebbe, nelle intenzioni di Regione ANAS, velocizzare il collegamento L'Aquila-Pescara attraversando le campagne della pianura aquilana da Bazzano a San Gregorio, è arrivata come previsto a Roma in sede di conferenze dei servizi. A chiedere il rinvio Antonio Gentile, sindaco di Fossa, che ha illustrato la contrarietà della sua amministrazione e dei suoi cittadini all'attuale tracciato davanti agli interlocutori governativi, ovvero la dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico Ornella Segnalini e il capo dipartimento ANAS per l'Abruzzo Antonio Marasco. Altro argomento fatto valere per il rinvio è l'assenza della valutazione di impatto ambientale da parte della Regione. Le rappresentanti del Comune dell'Aquila, ovvero le dirigenti Chiara Santoro ed Enrica De Paolis, hanno a loro volta sostenuto la richiesta del sindaco di Fossa come conseguenza dell'ordine del giorno approvato in Commissione Territorio del Comune dell'Aquila, che impegnava il sindaco dell'Aquila a stoppare il progetto. Tutto rimandato dunque, e in questo mese si potrà entrare nel merito del tracciato alternativo proposto da una decina di comitati e associazioni fatta proprio dal Comune di Fossa, che avrebbe le stesse misure di quella proposta dell'ANAS, ovvero doppia corsia ciascuna di 3,7 metri, ma adeguando l'attuale statale 17 da Onna a San Gregorio e che attraversa in buona parte l'area industriale già cementificata, minimizzando così i costi e il consumo di suolo. Oltre all'ampliamento della carreggiata, il progetto alternativo prevede la realizzazione di due rotonde, una ad Onna e l'altra a San Gregorio, la realizzazione di una strada per la viabilità locale che garantisca una corretta fruizione dell'attività economica e commerciale tra le due frazioni e altre misure compensative come la bonifica dell'ex Ravit e la costruzione di una pista ciclabile e di un tracciato pedonale che dall'Aquila a San Gregorio riqualifichi il tratturo Magno. Primo parto in analgesia nel punto nascita dell'ospedale di Sulmona e per la prima volta in Abruzzo. Questa notte alle 2.35 è nato un maschietto, Leonardo, con la nuova tecnica che permette alla puerpera di partorire senza dolore assumendo con una maschera il gas Livopan, totalmente innocuo sia per la mamma che per il bambino. Sono felicissima, è stato il primo commento di Valeria Di Bernardo, 28enne di Sulmona, già in piedi a poche ore dal parto. Partorire senza dolore è un'esperienza unica, ha continuato la donna, mi ha permesso di godere appieno della nascita di mio figlio, la raccomando a tutte le donne in gravidanza. La nuova tecnica è una mini rivoluzione nel settore ostetrico dell'intera regione. Torniamo a Pescara. Da oggi presso la sede dell'INPS è attivo lo sportello Voce, uno spazio dedicato ai non udenti che riceveranno assistenza e informazioni a 360 gradi. Lo sportello Voce dedicato ai non udenti arriva anche a Pescara, qui nella sede dell'INPS. Dopo Giulianova toccherà poi altri comuni. Oggi facciamo l'inaugurazione qui dello sportello a Pescara per tutti i nostri assicurati non udenti di Pescara, sono circa 250 che usufruiscono delle nostre prestazioni in questa provincia, sono 1000 in tutta la regione. Lo sportello è nato già a Giulianova per la provincia di Teramo, ma nelle province di L'Aquila e di Chieti sarà possibile poter utilizzare la tecnologia e quindi avere del personale dedicato in conference call collegato con la direzione centrale, quindi avranno le stesse medesime informazioni sia dal punto di vista come competenza, sia dal punto di vista professionale per le prestazioni IMSS, sia dal punto del linguaggio dei segni per l'ausilio nella comprensione. Questo è un progetto che è partito dalla direzione generale dell'IMSS e abbiamo avviato 14 mesi fa e sta avendo moltissimo successo. Tant'è che adesso si sta diffondendo in tutta Italia e Pescara è stata, anzi tutta la regione Abruzzo, è una delle regioni che ha aderito prima di tutte le altre. Uno sportello questo che nasce proprio vista la richiesta? Sì, vista la richiesta, infatti noi diciamo nei mercoledì qui a Pescara siamo presenti, le persone avranno una personalizzazione del loro servizio perché chiederanno un appuntamento, avranno uno sportello dedicato, avranno tanto tempo dedicato, avranno delle persone che si interessano a loro non soltanto delle prestazioni ma proprio dell'accompagnamento nella loro vita per superare le fragilità, superare gli handicap. E questo l'INPS che noi stiamo costruendo qui in Abruzzo, l'INPS che si fa carico dell'inclusione sociale. Torna a Pescara l'appuntamento con Pescara Baby City e Senior City. Paolo Renzetti.
Torna nei prossimi due weekend di maggio nell'area espositiva del porto turistico l'ormai tradizionale appuntamento con Pescara Baby City e Senior City, il salone dei bambini e della famiglia, prima e vera fiera senza età, cura della Camera di Commercio di Pescara in collaborazione con Confesercenti. Numerosi espositori per trattare diverse tematiche che spazieranno dalla salute alla cultura, dallo sport alla cucina, al gioco e a molto altro ancora. Due manifestazioni concepite per offrire informazioni, consigli e risposte ai giovani e ai meno giovani. Sarà possibile anche effettuare nel corso della kermesse anche screening medici gratuiti con la misurazione della pressione, il controllo dell'udito e della vista ed esami di prima istanza. Siamo alla sesta edizione di Pescara Baby City, la quarta di Senior City, ma diciamo che è un format ormai consolidato che ha dato ottimi risultati, una presenza importante. Quello che conta è che chi c'è stato l'anno scorso torna, per cui sono 70 espositori che ci auguriamo che il tempo ci dia una mano, ma diciamo che siamo quasi tutta la mostra è al coperto, per cui non dovremmo avere problemi come con la mostra del fiore, insieme alla Confesercenti, insieme alla società Dama che ci supporta dal punto di vista organizzativo, abbiamo raggiunto dei livelli di grande qualità e molto apprezzati sia dalle aziende che dalle mamme in particolare. Cambiamo decisamente argomento, incontro formativo per i tosatori di pecore abruzzesi che hanno incontrato gli allevatori maori della Nuova Zelanda e che hanno svelato loro le tecniche e i segreti utilizzati dall'altra parte del mondo, ce li racconta Daniela Rosone. La tosatura Maori incanta l'Abruzzo. Tef Maori ogni anno a primavera si sposta dalla Nuova Zelanda per raggiungere l'Italia e tosa milioni e milioni di pecore. Prima tappa del suo tour europeo-italiano, Anversa degli Abruzzi. Vedere all'opera Tef e i suoi colleghi neozelandesi è uno spettacolo puro. In meno di due minuti riescono a tosare una pecora senza neanche legarla. Un rasoio affilato e un velo di lana integro e di ottima qualità. 2,50 euro per ogni capo tosato, richiestissimi dalle aziende zootecniche di tutto il mondo. La concentrazione dice che è l'elemento principale per fare questo lavoro e per tagliare e tosare la pecora. Sicuramente ci sarà un lavoro più che altro di schiena, insomma di braccio, di forza, ma dice che l'elemento principale è la testa. Senza la pazienza, senza la concentrazione non puoi tosare la pecora. In Italia in realtà nessuno riesce ad essere veloce come loro. Un lavoro non di forza ma soprattutto di testa e grande concentrazione, spiega Tef. La lana viene stipata e compressa in grandi sacchi. Una volta la lana era l'oro bianco in Abruzzo, appena 40 anni fa, infatti valeva 3.000 lire al chilo. Oggi vale pochissimo, appena 30 centesimi di euro al chilo, svalutata dall'avvento delle fibre sintetiche. La crisi, ammette Tef, c'è anche in Nuova Zelanda, dove la vita del pastore è altrettanto dura. Anche nella terra dei pastori c'è sempre da imparare. Allora, apriamo la pagina dello sport con il calcio di Serie B in primo piano. Manca ancora l'ufficialità, ma in occasione del derby di domenica fra Pescara e Virtus Lanciano, nelle prossime ore sarà aperta ai tifosi biancazzurri la vendita dei biglietti per il settore Curva Sud, confermato il solo settore ospiti per i sostenitori della Virtus Lanciano per una dotazione di 733 biglietti. E restiamo a parlare delle Pescara, seduta mattutina al Poggio degli Ulivi, lavoro differenziato per La Padula, Memusciai e Zampano, che comunque saranno regolarmente a disposizione domenica. Da verificare le condizioni di Crescenzi, che non ha tanti minuti nelle gambe e che potrebbe essere dirottato in primavera in questo fine settimana. Il tecnico Massimo Oddo presenta così il derby. È una squadra che sta facendo bene, ho visto l'ultima partita, non meritava di perdere, ha giocato gran parte della gara con un uomo in meno. È una partita difficile perché entrambe le squadre hanno bisogno di fare tre punti. Diciamo che noi con i tre punti facciamo un grandissimo passo in avanti e loro con i tre punti alzano di tanto le chance di salvezza. Un punto gli serve poco secondo me. E con nessun punto sarebbe grave, quindi loro hanno la partita della vita, non dobbiamo sottovalutarla, è una partita importante e che riserva secondo me tante insidie e quindi dobbiamo stare concentrati e puntare al massimo risultato. Una cosa è certa, che se facciamo 9 punti arriviamo quarti sicuro,
E quindi che è il minimo obiettivo, secondo me. Terzi o quarti vuol dire superare il non fare il turno preliminare, quindi è già un qualcosa di importante. Sarebbe ancora meglio terzi, però la certezza è che se fai 9 punti arrivi quarto. Normale che è un'assenza pesante per noi sotto tanti punti di vista. Nel presente, perché avevamo trovato un giocatore importante dietro che ci dava un certo equilibrio, che sotto il punto di vista tecnico e anche tattico. A questo punto siamo rimasti corti dietro e siamo rimasti corti anche a centrocampo in previsione dei playoff. Sappiamo che perdiamo Memushai e quindi è una perdita pesante per noi. In caso di Pulini può ricoprire quel ruolo, secondo te, centrale? Ma non è che può, deve, perché è un giocatore, sì, è un giocatore che nasce da centrale, neanche da terzino. È un po' che non lo fa, però sicuramente dei giocatori che abbiamo a disposizione in questo momento, se togliamo Campagnaro e togliamo Coda, è l'unico che può adattarsi a fare quel ruolo. Allenamento mattutino anche per la Virtus Lanciano. La squadra lavora a pieno regime ad eccezione dell'attaccante Ferrari, sempre alle prese con problemi muscolari che ne mettono a rischio la presenza domenica all'Adriatico Cornacchia. Per il tecnico rossonero Primo Maragliulo, quella di domenica è una partita che si prepara da sola. Ho fatto anche i complimenti ai ragazzi perché sono usciti da questa partita, secondo me, ancora con più forza e con più consapevolezza nei propri mezzi. È chiaro che la batosta è stata grande, questo non si può nascondere, però ho cercato di farla mettere immediatamente da parte e pensare solo ed esclusivamente a come dovremo affrontare la partita contro il Pescara. La partita in sé è inutile pure descriverla perché si racconta da sola. E per il resto viene in un momento particolare sia per noi che per loro, perché loro si giocano tantissime chance di ottenere il terzo posto in classifica, che gli darebbe chiaramente grandissimi vantaggi. Noi ci giochiamo una cosa altrettanto importante, perché uscire indenni da Pescara aumenterebbe le nostre possibilità di salvezza, e quindi la partita va vista soprattutto sotto questo aspetto e non solo sotto quella del campanile. Il Pescara è una squadra di grandissima qualità, con un gruppo fortissimo e sicuramente anche con delle individualità che sono di spicco. La Padula fra tutti, perché è il bomber, perché finalizza il gioco di tutta la squadra, ma lo sapete che io sono stato l'anno scorso a Pescara e conosco benissimo la maggior parte di tutti i calciatori che formano la rosa. Vi garantisco che ci sono giocatori di grandissima qualità, e non parlo solamente dei giocatori offensivi, e quindi dobbiamo partire da questo presupposto senza però avere nessuna paura. Però la consapevolezza di giocare contro una squadra fortissima e cercare, come ho detto prima, di in ogni caso di attuare il nostro gioco. Scendiamo adesso in Lega Pro per parlare del Teramo. Non sono stato il giocatore dello scorso anno, ma questa stagione mi ha insegnato tanto. Questo è il bilancio tracciato da Diego Cenciarelli, che andiamo ad ascoltare. Ma sappiamo tutti che è stata un'annata particolare, sicuramente difficile. Però sicuramente è stata un'annata in cui ognuno di noi si è arricchito sia a livello umano che appunto professionale calcistico. E a livello personale posso dirti che non sono stato il Diego Cenciarelli dell'anno scorso o degli anni precedenti visto qui a Teramo. Però ho dato sempre il massimo e non mi sono mai risparmiato. Credo che il mio punto di forza più grande sia la fame. Senza motivazioni sarei un giocatore normalissimo, non ho grandissime qualità, però la mia qualità più grande appunto è la fame e
quest'anno forse si è vista meno, ma non è dovuta alla mia mancanza di fame, ma ad altri fattori esterni che sicuramente hanno influenzato. Del mister posso parlare solo che bene, anzi, ci tengo a ringraziarlo dal profondo della stima che provo verso di lui, indipendentemente da quello che sarà comunque il suo cammino, se sarà a Teramo o meno. Io lo porterò sempre con me perché mi ha trasmesso tanto sotto tanti aspetti, quindi se magari avrà l'occasione e se la merita di salire di categoria, sarei felice per lui. È tutto, i prossimi appuntamenti del TG6 alle 19 e alle 23. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata.